Il tema del mio intervento, una potenza senza possibilità, Nietzsche megarico, forse ci voleva un punto interrogativo, ma gliel'ho messo, nel senso che chiaramente è una proposta teorica, ermeneutica, quella che io vengo ad avanzare, e quindi come tutte le proposte meritava il punto interrogativo, perché può darsi anche che sia un'ipotesi che non tiene. Da dove partire per sondare questa ipotesi? Beh, io vorrei partire dall'aforisma 276 del libro quarto della Gaia Scienza, 1882, è l'aforisma che proprio apre il libro quarto della Gaia Scienza, che è una sorta di pensierino di Capodanno di Nietzsche, è un proposito di Nietzsche che probabilmente è maturato nel Capodanno tra il 1880 e il 1881, in quel Capodanno lì, insomma, a grandi linee, perché il libro fu pubblicato velocemente una volta che fu dato all'editore, e che si intitola proprio Per l'anno nuovo, per l'anno nuovo, quindi nasce proprio come un proposito, no? Da bravo bambino, no? Su come ci si deve comportare per l'anno nuovo. E la domanda, cioè la questione che pone Nietzsche è questa: quale pensiero deve essere per me fondamento, garanzia, dolcezza di tutta la vita futura? Questo è il proposito, no? Definire, identificare il pensiero che deve essere fondamento, garanzia e dolcezza di tutta la vita futura. E il pensiero è il seguente. Dice Nietzsche: voglio imparare sempre di più a vedere il necessario nelle cose. Ecco il proposito, vedere il necessario nelle cose. Come fosse questo necessario, quel che v'è di bello in loro, necessità come bellezza. Poi pronuncia la parola sulla quale, in qualche modo l'espressione, no? Sulla quale vorrei ritornare nel corso del mio intervento. Amor fati, amore del fatto, sia questo d'ora innanzi il mio amore. Ecco il proposito. Amor fati, sia questo d'ora innanzi il mio amore. E aggiunge, se si sceglie, insomma, se si segue questo proposito, allora la si fa finita con la negazione. Amor fati, cioè farla finita con la negazione. Infatti dice, farla finita con la negazione, che cosa farò se seguo questo proposito? Beh, a questo punto non si tratta più di negare, quindi non si tratta più di identificare la virtù del pensiero nella sua capacità, direi, critico-negativa. Ma si tratta semmai, invece di negare, sono ancora le parole di Nietzsche, guardare altrove sia la mia unica negazione. Viene ribadito il proposito, amor fati, cioè farla finita con la negazione, farla finita con la negazione vuol dire guardare altrove e sostituire il guardare altrove al negare. Ultime righe di questo aforisma, voglio soltanto essere. D'ora in poi, c'è in questa espressione qualcosa di molto infantile, no? Cioè del proposito infantile per l'anno nuovo, no? Cioè voglio soltanto essere d'ora in poi uno che dice sì. Uno che dice sì. Ecco, parto da questo aforismo perché mi chiedo innanzitutto per entrare, per provare a comprendere qual è il senso della più famosa espressione di formula di Nietzsche, no? Der Wille durmato, no? La volontà di potenza, per chiarire, per provare a chiarire, no? Qual è il senso di questa espressione, volontà di potenza, e quindi anche per propormi, no? Questa revisione in senso megarico della potenza nietzschiana, voglio partire proprio da questa nozione di amor fati, no? Di questo proposito nietzschiano di vedere la necessità nelle cose, perché in quella necessità c'è la bellezza delle cose. E che cos'è l'amor fati di cui sta parlando Nietzsche? Tenete presente che in tanti altri luoghi dell'opera di Nietzsche si parla di fatalismo, ma se ne parla in senso deteriore, in senso negativo, come un atteggiamento che andrebbe abbandonato dal filosofo. Per capire che cos'è questo amor fati, beh, io direi che amare il fato, il progetto di amare il fato, incrocia il grande tema che sarà affrontato di lì a pochi anni in Così parlò Zarathustra, nella parte seconda di Così parlò Zarathustra,
il grande tema della redenzione o della salvezza, no? Die Erlösung, no? La redenzione o la salvezza, come grande progetto, no? Come grande progetto che spiega in qualche modo che cos'è la volontà di potenza, no? Che cos'è la volontà di potenza? Che cos'è la redenzione o salvezza? Beh, lo sapete dall'aforisma appunto della redenzione, che è il terzultimo, mi pare, della seconda parte di Così parlò Zarathustra. Quando Nietzsche parla di redenzione, intende e la pone come compito, no? Come compito del filosofo che dice di sì, no? Il filosofo che dice di sì deve redimere. Redimere che cosa? Uso le parole di Nietzsche celeberrime, che sicuramente voi conoscete. Si tratta di ricomporre in uno, Nietzsche filosofo monista da questo punto di vista, ricomporre in uno ciò che è frammento ed enigma ed orrida casualità. Questa espressione orrida casualità, che così è stata tradotta, ritorna in maniera quasi insistente, quasi ossessiva in tutto l'aforisma della redenzione, come, diciamo, come il principio opposto a quella della salvezza filosofica, come ciò da cui, insomma, ci si deve emancipare per poter cominciare a filosofare. Redimere, amare il fatto vuol dire redimere, vuol dire ricomporre in uno ciò che è frammento ed enigma ed orrida casualità. E subito dopo Nietzsche, per indicare che cos'è questa orrida casualità dalla quale bisogna emanciparsi, no? Che bisogna ricomporre, un'orrida casualità che già nella sua, come dire, rimanda immediatamente, no? A quella esperienza della contingenza, no? Che quell'esperienza della contingenza che sembrerebbe essere connaturata alla pratica filosofica, dal momento che la pratica filosofica nasce con quella domanda fatidica perché qualcosa invece del nulla, è evidente che sembrerebbe che la cosiddetta intuizione della contingenza, che come ci ha insegnato il nostro grande comune maestro Senso Lato, Severino, è in realtà un'inferenza, non è affatto una intuizione. Beh, sembrerebbe che, insomma, la contingenza sia esattamente il dato immediato, no, della pratica filosofica, perché qualcosa invece del nulla, no? E dove il nulla, nel paragrafo 7 dei principi della natura e della ragione della grazia di Leibniz del 1714, viene presentato come ciò che c'è di più semplice e di più facile per l'intelletto, no? Per cui il problema, ciò che fa inciampare, che genera meraviglia, dice Leibniz, non è il nulla va da sé, è quasi lo stato di default del sistema, cosa su cui, insomma, bisognerebbe, io credo, interrogarsi molto sul fatto che sia assunto come stato di default del sistema pensiero il nulla. Se il nulla non fa problema, contrariamente a quello che si crede, no? Il nulla dovrebbe essere il problema, come si fa a pensare il nulla? Se lo si pensa, lo si sostantivizza, quindi... Ma in realtà dice Leibniz, nulla non fa nessun problema, ciò che fa problema, cioè pietra d'inciampo, è che c'è qualche cosa. Ecco, questa sarebbe l'esperienza originaria, l'esperienza della contingenza, no? Da quale si muoverebbe il domandare filosofico. Beh, Nietzsche la risolve in quell'espressione celeberrima, no? Nel così fu, no? Qual è la orrida casualità, no? La contingenza è il così fu, dove così fu vuol dire proprio quello che dice, vuol dire che le cose siano andate in una certa maniera nel passato, l'irrevocabilità del passato. Il fatto che non si può disfare il passato, il fatto che il passato acquisisce uno statuto di necessità tale per cui, come sapete tutti, tutto il pensiero occidentale, a partire da, che so, da celebri passi dell'etica Nicomaco di Aristotele, sono fondati sull'idea che non si può deliberare sul passato, no? Si può deliberare sul futuro, ma non si può deliberare sul passato, non si può far sì che ciò che è fatto non sia stato fatto. Ecco che allora redenzione per Nietzsche significa, cioè amor fati, amare fatto, significa trasformare, proprio con una sorta di bacchetta magica, che sarebbe la bacchetta magica del pensiero, del dire di sì, no? Trasformare il così fu, in un così volli che fossi. Cioè trasformare quello che si presenta col tratto di una necessità bruta che coincide col senso proprio della contingenza, cioè dell'accadere senza ragion sufficiente, trasformarlo in una
in un oggetto della volontà, in ciò cui la volontà, a cui la volontà mira. Da così fu a così volli che fossi. E evidentemente, qui non potrò affrontare questo argomento, tutta la grande costruzione dell'eterno ritorno dell'uguale, no? L'altro Grundwort, no? Insieme a volontà di potenza di Nietzsche, è in qualche modo dedicato proprio a realizzare questa metamorfosi del così fu in così volli che fossi. Ma diciamo, se l'amor fati è questo, no? Se l'amor fati è questo tentativo di trasformare il così fu in un così volli che fossi, non ci troviamo forse di fronte, verrebbe da dire, io credo che il senso comune interpellato sull'argomento lo reagirebbe in questo modo, non ci verrebbe forse da dire che si tratta della famosa favola della volpe e dell'uva, no? Dove la volpe chiaramente dice che l'uva non gli piace e in questo modo si esonera dalla frustrazione del non poterci arrivare a causa della sua collocazione troppo in alto nel filare. Amare il fato come soluzione rispetto ad una impossibilità di principio, appunto l'impossibilità di modificare il passato, quindi non resta che amarlo. Qui amore sarebbe il segno di una rassegnazione e di una frustrazione. Ecco, io non penso che le cose stiano così, non penso che le cose stiano così. Io penso che attraverso questa espressione amor fati e attraverso questo tentativo che culminerà nel pensiero abissale dell'eterno ritorno di redimere la contingenza e di cogliere la necessità nelle cose, attraverso questo tentativo che cosa sta facendo Nietzsche? Nietzsche sta cercando di ricomporre la scissione tra ciò che nella tradizione metafisico-teologica si chiama potenza assoluta e potenza ordinata. Potenza assoluta e potenza ordinata. Sta ricomponendo quella frattura che si era operata in un momento topico della storia del pensiero occidentale, vale a dire tra il XII e il XIII secolo, in un ambiente particolare che è l'ambiente della filosofia nominalista francescana, con autori particolari, cito uno per tutti, Don Scotto, insomma, che sicuramente è quello più evidente, e quella frattura che si era creata e che aveva generato in qualche modo il lessico e la grammatica concettuale della modernità. Distinzione potenza assoluta, potenza ordinata, riferita a Dio naturalmente, alla potenza di Dio. Sono dei teologi che stanno parlando. Distinzione tra potenza assoluta e potenza ordinata vuol dire distinzione tra ciò di cui, la faccio molto semplice, chiedo scusa agli specialisti dell'argomento, ma spero di mantenere il senso ultimo delle cose. Distinzione tra la capacità di Dio, capacity, ecco la potenza assoluta. Dio può tutto, ha una capacità su tutto, e dall'altra parte quella che Courtney, che è uno che ha studiato a fondo queste cose, insomma, chiama la volition, no? La volontà. Dio può tutto, no? La sua potenza è assoluta, ma naturalmente questa potenza concerne quale ambito? Questa potenza concerne l'ambito del possibile, no? Di ciò che non è contraddittorio, perché chiaramente anche questa potenza assoluta che viene assegnata a Dio ha dei limiti. Uno dei limiti è appunto il principio di identità di non contraddizione, che questo tra l'altro susciterà un infinito dibattito nell'ambito teologico cristiano in modo particolare, ma certamente nell'ambito di ciò che non è contraddittorio, cioè del possibile, la potenza di Dio è una potenza assoluta, Dio può tutto, però fa qualche cosa. E quindi per potenza ordinata si intende la potenza che è ordinata a che cosa? Alla sua volontà. Alla sua volontà, che in qualche modo è una volontà che determina, anche qui mi esprimo in modo molto veloce, una selezione tra i possibili e quindi una realizzazione ordinata alla volontà. Il tema era già affrontato da Agostino quando afferma che
alla domanda se Dio avrebbe potuto fare qualcosa di diverso da ciò che ha fatto, ad esempio creare un Giuda non peccatore, rispondeva potuit sed noluit, no? Che, cioè, poteva, avrebbe potuto, ma non lo volle. La potenza ordinata è ordinata alla giustizia di Dio, alla volontà di Dio, alla sua scelta deliberata di una determinata serie di possibili rispetto ad altri. Questa idea di una distinzione in Dio della potenza assoluta e della potenza ordinata ha una valenza che va subito al di là dell'ambito meramente teologico nel quale nasce, perché evidentemente riguarda e riconferma quello che è un caposaldo in un certo senso del pensiero metafisico occidentale, di cui le tracce, di la cui origine a mio parere si trova in Aristotele, non solo nel libro 9 della Metafisica, ma anche negli Analitici 13, cioè l'idea che l'ambito del reale sia un ambito, un sottinsieme dell'ambito del possibile. Sia un sottinsieme dell'ambito del possibile. Dunque, se l'ambito del reale è un sottinsieme dell'ambito del possibile, noi dobbiamo supporre che cosa? Dobbiamo supporre che ci sia una volontà, che ci sia una volontà. Dobbiamo fissare Dio a una volontà che è una volontà realizzatrice di alcuni possibili invece che di altri. E questa idea, che non a caso è stata chiamata una controidea da un grande storico del pensiero medievale, Francis Hockley, che ha scritto un libro bellissimo, purtroppo non tradotto in italiano, proprio su questo argomento, Francis Hockley dice: questa è la grande controidea dell'Occidente cristiano, controidea rispetto a quale altra idea? Beh, l'altra idea è quella che Lovejoy chiamava il principio di pienezza e di continuità. L'altra idea è quel principio che avrebbe, secondo Lovejoy, come dire, attraversato come un filo rosso, no? Il pensiero metafisico occidentale, a partire dalla idea Tua Gazzù di Platone, della Repubblica, e sarebbe quel principio secondo il quale tra il possibile e il reale non si dà, come dire, una differenza se non modalizzata temporalmente. Il possibile è o sarà reale, non ci sono possibili che restano fuori dall'ambito della loro realizzazione. Magari non sono reali oggi, ma lo diventeranno, e se lo diventeranno sono sempre stati reali, evidentemente. Ecco, rispetto a questa altra idea che fonda quella che Lovejoy chiama il principio di continuità e di pienezza, è evidente che la distinzione tra potenza assoluta e potenza ordinata diventa la controidea, cioè l'idea che, come dire, restituisce al principio, in questo caso al fondamento, una dimensione di soggettività sovrana. Perché se c'è una volontà che decide quale possibile diventa reale, beh, evidentemente il principio viene radicalmente soggettivizzato, diventa un soggetto che vuole. E quindi viene enfatizzato, come era poi proprio nella tradizione dei francescani del XII secolo, l'immagine, come dire, personale, il carattere, come dire, fortemente, se volete, anche antropomorfico, no? Del Dio che vuole, che interpella e che ci interpella col suo volere che è assolutamente abgrund, è un abisso infondato, non posso certo trovare ragioni del suo volere, ma c'è un volere. Questa distinzione tra potenza assoluta e potenza ordinata è esattamente ciò che la nozione di amor fati, di volontà di potenza, come cercherò di spiegare, mette in questione. E quindi la volontà di potenza di Nietzsche, nella mia ipotesi, si ricollega a un principio molto tradizionale, che è il principio di pienezza e di continuità, che questa distinzione aveva messo radicalmente in questione. E si ricollega, ad esempio, a tutta una serie di, come poi la storia della filosofia ci mostra del resto, si ricollega anche a tutta una serie di filosofi, di pensatori che in parte costituiscono il background reale di Nietzsche e in parte costituiscono il suo background filosofico concettuale, nel senso che non sono magari esplicitamente citati da Nietzsche, forse nemmeno conosciuti da Nietzsche, ma a uno sguardo storico risultano essere, come dire, delle fonti anche non espresse, non consapevoli da parte di Nietzsche, ad esempio Giordano Bruno. Insomma, tutta anche qui faccio un discorso, come dire, di cui mi scuso per il suo quasi manualismo, però insomma per Giordano Bruno c'è una sola bestemmia, una sola blasfemia, dice. E qual è la sola blasfemia che sussiste per Giordano Bruno? La distinzione tra potenza assoluta e potenza ordinata.
lo dice apertamente, no? Dice, per quanto noi pensiamo, ci troviamo noi uomini, ci troviamo a nostro agio a gestire la categoria del possibile, perché è un modo che, come dire, incrocia quelle che sono le nostre, la nostra quotidianità, no? Di animali che lavorano, di animali che sono impegnati nel trasformare le cose. Beh, per quanto si dia questo, beh, è una vera bestemmia, dice. Distinguere la potenza assoluta dalla potenza ordinata, perché se io distingo la potenza assoluta dalla potenza ordinata, cioè il possibile dal reale, se io confermo in qualche modo quel modello aristotelico che emerge in tutta la sua potenza, in tutta la sua forza, emerge in Metafisica 9.3, beh, allora evidentemente, dice Giordano Bruno, sostengo in qualche modo che il principio, cioè Dio, non può fare, cioè scusate, che la potenza di Dio è in qualche modo maggiore della volontà di Dio. Che la potenza di Dio è maggiore della volontà di Dio. E quindi in questo modo io, come dire, immagino un Dio sterile, un Dio geloso, no? Un Dio che non attua, che non realizza, che si astiene sulla base di una volontà, ma la volontà introduce anche poi evidentemente una divisione nella semplicità di Dio, perché io devo supporre appunto un soggetto sovrano che dispone di una volontà, la quale lavora sul possibile, no? Lavora sul possibile per poter selezionare tra questi possibili quelli che vengono, quelli che si devono, che si devono, che si devono realizzare. E io credo che questo sia il contesto nel quale comincia, a mio parere, naturalmente, a chiarirsi un pochino il senso. Da un certo punto di vista nuovo e da un altro punto di vista molto antico, di quella strana nozione che è la nozione di volontà di potenza di Nietzsche, nella quale volontà di potenza in qualche modo esclude questa distinzione tra potenza assoluta e potenza ordinata. Però attenzione, sposta il discorso dal piano teologico nel quale si poneva ancora con Bruno, no? Sostanzialmente, dal piano cosmo-teologico nel quale si poneva ancora con Bruno, lo sposta su un altro piano, cioè sul piano di una finitezza radicale, di una finitezza radicale. Mi spiego. Nell'impostazione classica, diciamo, nominalistico-francescana della distinzione tra potenza assoluta e potenza ordinata, la potenza ordinata è un sottinsieme della potenza assoluta e il passaggio dalla potenza assoluta alla potenza ordinata implica un terzo elemento che è la volontà, no? Che è la volontà, quell'elemento che potremmo chiamare della scelta. Quindi questa distinzione implica la volontà e implica un soggetto sovrano che vuole. Un soggetto sovrano che vuole, e questa cosa compromette radicalmente la semplicità del principio, la semplicità di Dio. Nella posizione, ad esempio, bruniana o spinoziana, che da questo punto di vista sono sostanzialmente identiche, c'è invece una perfetta equivalenza tra potenza assoluta e potenza ordinata. E questo comporta che cosa? Comporta una sorta di automatismo, no? Una sorta di automatismo, perché se non c'è, come dire, un soggetto che ne dispone, evidentemente siamo di fronte a un meccanismo, un automatismo, che diventa poi il problema del panteismo, no? Il problema del panteismo, così come viene normalmente, attribuito a filosofi come Giordano Bruno o Spinoza. Nel caso di Nietzsche, della sua nozione di Willebrand, di volontà di potenza, abbiamo di nuovo l'affermazione della radicale equivalenza tra potenza assoluta e potenza ordinata, però a differenza del discorso cosmo-teologico di Bruno o di Spinoza, non viene esclusa la volontà. Non viene esclusa la volontà. Anzi, in qualche modo la volontà di potenza ha un fuoco centrale, ha un fuoco centrale che l'anima e che l'attraversa, è che questo fuoco centrale è un fuoco radicalmente soggettivo e rimanda a una finitezza strutturale come caratteristica della volontà di potenza. Volontà di potenza. Volontà di potenza, beh, sappiamo che volontà di potenza nomina
lezioni heideggeriane che conosciamo, no? La volontà di potenza nomina quello che potremmo chiamare l'essere per Nietzsche, è l'essere dell'ente. Che cos'è la volontà di potenza? La volontà di potenza è esattamente l'essere dell'ente per Nietzsche. Come è fatta questa volontà di potenza? Ecco, ricordo che in quell'aforisma che citavo in apertura, l'aforisma 276 no, scusate, nell'aforisma della redenzione, di così parlò Zarathustra, la volontà di potenza è chiamata come è nominata così, è ciò che libera e procura la gioia. Ciò che libera e procura la gioia. Che cos'è la volontà di potenza? Beh, certamente la volontà di potenza ha a che fare con l'essenza della vita, la volontà di potenza è la vita colta nell'atto del suo essere vita, cioè nell'atto del suo stesso accadere come vita che vive. Quindi ha a che fare con la dimensione, certo, del divenire, no? Nietzsche è un filosofo del divenire, ma il divenire con cui viene, quando è la volontà di potenza scandire il divenire cessa di essere quel flusso, no? Pseudo-eraclideo, è evidente. Quando il divenire è scandito secondo il ritmo della volontà di potenza, il divenire da flusso che cosa diventa? Beh, in una parola diventa creatività assolutamente, come dire, creatività immanente, ma diventa creatività, diventa veramente durata creatrice, diventa veramente processo creatore. E come avviene la creazione? Lo sappiamo attraverso la posizione del valore, no? Il punto di vista del valore, il punto di vista delle condizioni di conservazione, virgola, di potenziamento, Erhaltungs, Steigerungs, Bedingungen, di condizioni di conservazione, virgola, di potenziamento rispetto a forme complesse di relativa durata di vita entro il divenire. Volontà di potenza, intensificazione, volontà di potenza, autoaffermazione, volontà di potenza, creazione. Pieno che crea il pieno, eh? Pieno che crea il pieno. Quindi siamo in una logica che non vede vacanze, che non prevede, come dire, punti vuoti, pieno che crea il pieno. O ancora, questo è l'aforisma che cito, quello che citavo prima era l'aforisma 715 della volontà di potenza, ora cito l'aforisma 617 della volontà di potenza. Che cos'è il divenire? Risposta di Nietzsche, il divenire è invenzione. Credo che usi il verbo erfinden per indicare l'invenzione, è invenzione, e questo già mette in questione l'idea del divenire come flusso, no? Quindi il divenire è eterogeneità, non è omogeneità. Il divenire è invenzione, volontà. Negazione di sé, superamento di sé. Negazione di sé, superamento di sé, la volontà per Nietzsche è sempre, come dire, ubbidienza. La volontà per Nietzsche è sempre come dire, molto kantianamente, molto kantianamente, è un ubbidire a se stessi, un ubbidire a se stessi. E continua, il divenire come invenzione, volontà, negazione di sé, superamento di sé, punto e virgola, nessun soggetto ma un agire, nessun soggetto ma un agire, cioè la volontà di potenza non ha un soggetto. Non ha un soggetto, non c'è un soggetto che vuole la potenza, la volontà di potenza è un processo all'interno del quale lo vedremo subito, all'interno del quale c'è il soggetto è interno al processo, il soggetto si costituisce rispetto al processo come un prodotto del processo stesso, un effetto di rimbalzo del processo stesso, che poi si insignorisce del processo, ma è il momento immaginario, è il momento ideologico, illusorio. In realtà non c'è un ego cogito, c'è un cogitat, c'è un esso pensa e questo esso pensa produce il soggetto del pensiero come effetto del suo stesso processo, quindi è un effetto di rimbalzo, quindi non c'è un soggetto, c'è un agire, c'è un porre creativamente, non ci sono cause ed effetti. Cosa vuol dire qui Nietzsche dicendo non ci sono cause ed effetti? Che il divenire scandito dalla volontà di potenza è un processo che non è lineare, per cui non posso stabilire un rapporto analitico tra la causa e l'effetto, c'è una differenza di natura e non solo di grado tra l'effetto e la causa, e l'effetto è qualcosa di più rispetto a ciò che è contenuto nella causa. È pieno che produce del pieno ancora più pieno.
Ecco, questo volontà di potenza, dicevamo. Allora, per chiarire questa, la natura di questa volontà di potenza e per chiarirne appunto quell'aspetto che vorrei presentare sotto quella tinta di megarismo, che è già emerso, no? Quando parlavamo del principio di pienezza e di continuità. Mi rifaccio, dato che c'è la guerra e dato che siamo costantemente esposti ai problemi d'ordine etico-politico che la guerra propone, mi rifaccio a un passo che in questi ultimi mesi è stato molto citato, l'ho citato in alcuni interventi, ma penso che sia stato molto citato, a un passo di Tucidide della guerra del Peloponneso. Il famoso passo che, in cui Tucidide racconta della, l'argomento della potenza, che cos'è la potenza? Tucidide racconta dell'assedio portato dalla flotta ateniese alla piccola isola dei Meli e all'ambasciata che viene mandata alla piccola isola, no? Questa piccola Ucraina, l'ambasciata che viene mandata alla piccola isola, la quale si fa portavoce di una richiesta di resa incondizionata, in alternativa alla quale c'è lo sterminio, e gli abitanti della piccola isola di Melo reagiscono appellandosi alla giustizia trascendente, a quello che oggi chiameremo il diritto internazionale, e al fatto che gli dei, alla morale, al fatto che gli dei disapproverebbero un'operazione di questo genere, visto che i Meli erano neutrali, non erano intervenuti a favore di Sparta, quindi diciamo noi siamo perfettamente neutrali, ci venite a invadere, ma in base a che cosa? E chiaramente, e la risposta degli ambasciatori ateniesi, sapete, è una risposta che ci dà possibilità di capire in una battuta chi erano i filosofi megarici. Perché la risposta degli ambasciatori ateniesi, riportata da Tucidide nelle guerre del Peloponneso, siamo nel V secolo, è la risposta degli ambasciatori ateniesi è che per una necessità di natura la forza va esercitata. E il potere va messo in atto. Questo avviene ovunque in ambito naturale e dunque avverrà anche in questo caso. E gli dèi non saranno affatto, come dire, contrari a questo, perché gli dèi sono fatti della stessa forza, sono fatti della stessa potenza. Quindi non c'è, come dire, possibilità, no? Per la potenza di esonerarsi dal suo passaggio all'atto. È nella logica della potenza quella di realizzarsi, non c'è una potenza che resta impotente, perché altrimenti non sarebbe una potenza. La potenza non può che attuarsi. Perché vi dicevo che questa risposta che indignerà Simone Weil, di cui diremo alcune cose, è una risposta che ci dà un lume molto preciso su quella che è l'equazione che sta alla base del megarismo, di questa strana scuola che fiorisce in scuola socratica minore, no? Che sapete che Euclide di Megara era presente alla morte, che è considerato un po' il fondatore della scuola, era presente alla morte di Socrate, dove Platone non c'era, no? Però c'era Euclide. Perché dico che questa risposta di Tucidide può, così in maniera esemplare, senza nessuna pretesa di correttezza filologica, mettere in luce qual è la posizione dei megarici? Perché la posizione dei megarici si basava sulla proposizione di una equazione perfetta, che ritroveremo in Nietzsche naturalmente, di un'equazione perfetta tra tre termini. I termini che ora userò non sono i termini, sono termini già della tradizione filosofica, della tradizione platonica aristotelica, quindi vengono un po' attribuiti indebitamente alla posizione dei megarici, però di fatto, a mio parere, riflettono esattamente quella che è la posizione dei megarici, se non altro la posizione di Diodoro Crono, che è stato uno dei grandi competitor di Aristotele. E qual è questa equazione? È l'equazione perfetta tra physis, natura, dynamis, potenza, energeia, esercizio della potenza. Qui energeia vuol dire proprio quello che vuole dire lessicalmente, esercizio della potenza. Cioè dynamis, uno direbbe dynamis uguale, scusate, physis uguale, dove physis può significare anche poi la totalità dell'ente in generale, naturalmente. Uno potrebbe dire physis uguale dynamis uguale energeia, ma attenzione, l'uguale non rende bene, secondo me, questa equazione, perché l'uguale rimanda a una relazione,
mentre invece qui, se vogliamo pensare come pensavano i megarici, che sono a mio avviso proprio la punta estrema della filosofia presocratica, se pensiamo, vogliamo pensare come pensavano i megarici, dobbiamo immaginare quell'uguale come una perfetta coincidenza. Cioè dobbiamo immaginare che quell'uguale funziona come un latino seu o sive, o come un nila yud quam. Cioè se io dico fusis non dico altro che potenza, e se io dico fusis potenza non dico altro che atto, esercizio, effetto. Nessuno di questi tre momenti può sussistere isolatamente, e quando invece tutta la scienza aristotelico-platonica consisterà proprio nell'articolare delle distinzioni tra questi tre momenti, trovando sostanze, accidenti. Ma dal punto di vista megarico, questo è l'uno dei megarici, eh? Il famoso uno dei megarici non è una riedizione dell'uno eleatico dei nostri manuali. L'uno dei megarici è proprio questa equazione perfetta tra physis, dynamis ed energeia, che in qualche modo, per trovarne un'espressione, anche se tutti in un altro contesto, se prendiamo il sofista di Platone, troviamo nell'unico luogo in cui Platone impone per bocca dello straniero, una definizione dell'ente in quanto tale, cioè dell'essere, in quel passo del sofista dove c'è il dialogo tra i materialisti e gli idealisti, adesso questo non... lì però a un certo punto compare, per ragioni strategiche, retoriche, argomentative, una definizione dell'ente, di to-on, e Platone dice, per bocca dello straniero, to-on nient'altro che dynamis. To-on nient'altro che potenza. Ma cos'è dynamis? Dynamis non è assolutamente capacity, non è assolutamente capacità, non è assolutamente avere ekein dynamin, avere la potenza di. No, no, dynamis vuol dire effetto, produzione di un effetto. E se volessimo saltare con la di diverse migliaia d'anni, di 2000 e tanti anni, e arrivassimo a Charles Sanders Peirce e alla massima pragmatica di Charles Sanders Peirce e di quella che anima tutta la ricerca del pragmatismo americano, la massima pragmatica di Charles Sanders Peirce per porre fine alle inutili e spesso vuote discussioni dei metafisici intorno al reale, enunciava un principio che era un principio che tagliava la testa al toro. Diceva, se vogliamo sapere che cos'è qualcosa, l'ente, guardiamo la dynamis, cioè l'energia. Guardiamo gli effetti sensibili, perché essere uguale agire. E se essere uguale agire, la domanda che cos'è verte su ciò che una cosa fa. Anzi, ciò che una cosa fa è la ratio essendi, la ratio conoscendi di ciò che una cosa è. Dunassai. Dunassai è il verbo infinito presente medio passivo che noi traduciamo con potere, no? Potere. E da dunamai. Ora, è curioso che questo verbo, potere, sia in diatesi media. Ora, la diatesi media è nella grammatica greca, quella che caratterizza quelli che sono nella grammatica latina, sono i verbi deponenti, c'è un bellissimo saggio di Benveniste che parla di questo, e Benveniste dice, ma qual è la caratteristica della diatesi media rispetto al passivo e all'attivo, no? Che la forma attiva indica ciò che fa il soggetto, la forma passiva ciò che subisce il soggetto. Quindi presuppone in qualche modo un soggetto che fa o che subisce. Mentre quando abbiamo un verbo di diatesi media, come, non so, in latino i verbi deponenti come nascere o morir, nascere o morire, quando abbiamo un verbo in diatesi media invece, abbiamo un verbo che non indica né ciò che fa il soggetto né ciò che il soggetto subisce, ma indica un processo all'interno del quale si fa il soggetto. Quindi indica qualcosa che non è né azione né passione,
ma è un processo interno al quale si fa il soggetto. Perché dico queste cose a proposito di questo dunassai, no? Potere. Perché evidentemente il potere non si può potere. Cioè, se fosse un verbo in diatesi attivo o passiva, allora noi potremmo, come dire, anche renderlo come un'azione del soggetto o un qualcosa che il soggetto subisce. Ma il potere, reso in questo modo, e quindi anche il potere nella percezione che ne potevano avere gli ambasciatori che sono andati a parlare ai meli nell'isoletta, il potere è qualcosa che non si può potere. È qualcosa che non ha un soggetto che lo esercita e che esercitandolo se ne può astenere. E quando gli ambasciatori vanno a parlare dai meli dicono: signori miei, dunassai in diatesi media, cioè il potere è indisponibile. Semmai noi siamo disposti dal potere, non possiamo che esercitarlo. Non possiamo che esercitarlo. Ora, questo è ciò che veramente susciterà la reazione sdegnata e indignata di Simone Weil, no? Sapete che Simone Weil, proprio che era testimone delle vicende del conflitto bellico e della seconda guerra mondiale, utilizza proprio la frase di Tucidide e questa idea di un potere su che non si può esercitare, cioè che è indisponibile al soggetto perché dispone del soggetto, il soggetto interno al processo. E questa idea era l'idea che metteva Simone Weil, che è una filosofa radicalmente antinicciana, metteva Simone Weil giustamente in profonda agitazione, perché rivedeva veramente quella che lei chiamava il prestigio della forza, cioè l'idea che appunto ci sia, come dire, una chiusura claustrofobica del soggetto all'interno di una forza che non può che esercitarsi e che dispone del soggetto e che non ha, come dire, e che è indisponibile al soggetto. Dispone del soggetto perché è indisponibile al soggetto. E nessuno la possiede. Se prendete quelle pagine meravigliose che Simone Weil scrive di commento all'Iliade, no? Di commento all'Iliade, dove analizza la figura dell'eroe. E mette alla berlina l'eroe omerico, perché dice: questi si credevano eroi, ma in realtà non sono altro che i burattini in mano a un potere, a una potenza, a un dunassai, che non si può esercitare, ma da cui si è esercitati. Balocchi in mano del fato, balocchi in mano di una forza che dispone di loro. E Simone Weil chiaramente ripeteva nei confronti di questo dunassai, di questo potere che dispone, ripeteva l'operazione classica che è sempre stata compiuta, non c'era bisogno di aspettare Simone Weil, l'operazione classica che è stata sempre compiuta per cercare di, come dire, di trovare un punto di trascendenza, no? Un punto dal quale uscire, no? Da questa claustrofobia all'interno di una forza che non si può esercitare. E per trovare questo punto, no? Questa via di fuga dalla forza, Simone Weil faceva appello alla trascendenza, perché solo la trascendenza può tirarci fuori da questo circuito infernale. E cosa vuol dire trascendenza? Trascendenza vuol dire, e qui mi pare che si possa toccare un punto fondamentale, trascendenza vuol dire che produrre una riflessione immanente al dunassai, far sì che il potere, che invece di esercitarsi in maniera automatica, potenza assoluta uguale potenza ordinata, in un punto si rifletta in se stesso, e riflettendosi in se stesso in qualche modo si raddoppi, diventi un potere 2 rispetto al potere 1, il potere 1 quello per necessità di natura, no? Siamo più forti, vi ammazziamo. Potere 2, il potere 2 è quello che piace tanto, soprattutto ai filosofi italiani,
Il potere 2 è quel potere che è non semplicemente potere che si trasforma immediatamente in atto, ma è il potere che può il potere e che, potendo il potere, può astenersi dall'esercizio del potere. È un metapotere che ha come oggetto il potere stesso e che è stato tematizzato, come dire, è un punto nodale della storia della metafisica occidentale. Lo si ritrova in tutta una serie di luoghi, la tematizzazione di questo potere che può il potere, che potendo il potere si può astenere dall'esercizio del potere, e quindi è un potere che si realizza nel potere di non. Mentre invece gli ambasciatori dicevano: noi non abbiamo il potere di non, noi siamo potere. E per Simone Weil quello diventa il punto della trascendenza, il punto della giustizia, eccetera, ma non mi interessa sviluppare questo punto. Mi interessa invece mostrare come questa riflessione del potere su se stesso, che fa sì che il potere diventi potere il potere, e diventando il potere diventa potere di non potere. Ed è veramente il potere sovrano, questa è la definizione del sovrano. Perché colui che è disposto dalla forza non è sovrano, è un automatismo. Qui invece abbiamo, come dire, l'embrione del soggetto. Ecco, questo potere di potere ha avuto tutta una serie di luoghi germinativi nella storia della metafisica occidentale. Ve ne faccio alcuni, perché poi chiaramente richiederebbero un'analisi. Prendete il Gorgia di Platone, no? Platone, Socrate discute con Gorgia. Gorgia gli dice: oh caro Socrate, io ho trovato la tecnica di tutte le tecniche, che è la retorica. Perché la retorica è la tecnica di tutte le tecniche? Perché tramite la retorica io passo dal... uso le parole letterali che sono presenti nel Gorgia 466b6, io passo dal semplice dunassai, potere, che è un potere fare qualche cosa di determinato, come l'artigiano fa il letto, a un potere straordinario che è potere tomega dunassai, potere del potere. Perché la retorica mi permette di, come dire, di usare il potere, mi dà la disponibilità su tutti i poteri. E Socrate non lo segue su questa strada. Il potere del potere è quello che si realizza quando la potenza in senso megarico diventa capacità. Se la potenza in senso megarico diventa capacità, diventa qualcosa che ho a disposizione, che posso usare come non usare. Il potere è sospeso alla cresis, all'uso. E il potere diventa, nell'ottica di retorica, una ctesis, un possesso di una capacità. L'altro luogo, per citarne uno, poi l'altro luogo è quel dialogo assolutamente capitale, a mio parere, rappresentato dal Carmide di Platone, no? Dove il problema, se andate a vedere il Carmide 168 e seguenti, insomma, il problema del Carmide che viene sollevato è, ve lo dico brevemente, cioè in maniera sintetica ma spero chiara: c'è solo la dynamis che viene tradotta con facoltà. Capite che se io traduco dynamis con facoltà ho già avallato un'interpretazione della potenza come ek en dynami. Ma usiamo i termini greci: ci sono solo delle dynameis, c'è solo della dynamis, o c'è anche una dynamis di secondo grado, un potere il potere. C'è anche un potere che può, e che quindi potendo può non. Voglio dire, è chiaro che in questi luoghi che cosa emerge? Emerge quella che è quell'immagine di una potenza che è legata alla sovranità di un soggetto, che ne dispone, che ne è capace, che è avulso da questa potenza, che sussiste indipendentemente da questa potenza e che può quindi esercitarla come non esercitarla. Cioè l'idea della dynamis come potere di non, quando invece è evidente che per gli ambasciatori meli, che andavano dai meli, dynastai significa non poter non. Ne pas pouvoir, ne pas, come direbbe Lacan nel seminario Upir, dove parla di questo ne pouvoir, ne pas,
di questo non poter non, mentre invece qui si tratta di un potere di non, che è l'immagine appunto del soggetto. Ora invece per i megarici la dynamis, come cercavo di spiegare prima, è ratio essendi, ratio cognoscendi dell'ente. Che cosa è un ente? Ciò che può. Come posso conoscere un ente? Attraverso i suoi effetti. E questa cosa, se ci pensate, è importante perché in questa prospettiva la potenza diventa criterio di individuazione, diventa principio di individuazione. Cioè la potenza, se è ratio essendi, ratio cognoscendi della physis, la potenza diventa un principio di individuazione. Ciò che una cosa è nella sua individualità è dato da ciò che fa. E la volontà di potenza, allora, di Nietzsche, io credo che noi possiamo arrivare a chiarire, e anche perché poi io risuono ancora. Anche per avviarmi, insomma, alla conclusione del mio discorso. Tutto questo, la volontà di potenza di Nietzsche, cominciamo, io credo, a capire qual è il senso della volontà di potenza di Nietzsche se pensiamo che, stando dentro in quest'ottica che io ho definito megarica, potenza, dynamis, cosa indica? Indica ciò che la forza può. Questa è la potenza, abbiamo detto, ratio essendi, ratio cognoscendi dell'ente. Quindi lo individua. Allora, che cosa indica la dynamis? Non indica, ovviamente, semplicemente l'esercizio astratto della forza. Potremmo dire la pura volontà. Non indica l'esercizio astratto della forza, ma indica, caso per caso, ciò che la forza può. Chi è Achille? Achille è quell'eroe che può tutto, ma che ha un limite strutturale nel tallone, eccetera, eccetera. Paride si rivolge ad Achille, gli dice ad Ettore. Ettore invita i guerrieri troiani a proseguire nella battaglia. Paride gli risponde: io farò quello che è possibile alla mia natura di guerriero, perché oltre a ciò che mi è possibile non posso andare. Che cosa si sta indicando con questa espressione? Si sta indicando ciò che la forza di Achille o ciò che la forza di Paride, che sono diverse tra di loro, individuano degli enti diversi, può. Ciò che la forza può. Quindi potenza, in questa prospettiva, indica, è il nome, e quindi nella prospettiva di Nietzsche, volontà di potenza intesa così megaricamente, potenza nella prospettiva di Nietzsche è il nome di un limite. È il nome di un limite, e il limite è esattamente quello che potremmo chiamare il differenziale della forza. Ripeto, potenza non è la forza genericamente intesa, individua. La mia potenza non è la sua. Cos'è la potenza? Ciò che io posso, ciò che lui può e che mi definisce nel mio chi, io e lui. Quindi la potenza indica che cosa? Un limite. E il limite che cos'è? È esattamente il differenziale della forza, cioè ciò che articola la forza in una pluralità di enti tra loro differenti in relazione tra di loro. Questa è la tesi che sostiene Gilles Deleuze che cos'è, se prendete il Nietzsche, che cos'è la volontà di potenza, dove dice che la volontà di potenza è un principio plastico, che non è più ampio di ciò che condiziona. E aggiunge: la volontà di potenza si aggiunge dunque alla forza, ma come elemento differenziale e genetico, come elemento interno della sua produzione.
ciò che la forza può, ma se ciò che la forza può è l'elemento differenziale della forza, vale a dire che è l'elemento che permette l'articolazione degli enti e la loro relazione tra di loro, che sono rapporti di forza. Quindi dynamis in questa chiave, e a mio parere anche la potenza, quindi la potenza anche nicianamente intesa, dynamis in questa casa, in questa chiave, è letteralmente, che cos'è la volontà di potenza? È il sentimento, che non può essere un concetto, è il sentimento o l'esperienza del limite immanente alla forza. Questa è la potenza, è il sentimento del limite immanente alla forza. Sentimento che mi individua, io sono quella cosa lì. Quindi potremmo dire che la potenza è una quantità intensiva, non una quantità estensiva. E che il limite di cui la potenza è l'esperienza e il sentimento, questo limite non è la cornice trascendente di qualche cosa. È un limite, non è un limite oggettivo, come se dicessi che i confini limitano questa nazione, fin qui c'è questa, poi c'è quell'altra. È un limite soggettivo, è un limite immanente. Io sono il mio limite, io sono fin tanto che sono in rapporto col mio limite. Quindi il limite è immanente, non trascendente, è soggettivo e non oggettivo. Citiamo ancora una volta Deleuze, poi non lo citiamo più. Nel suo saggio su Spinoza, voi sapete che Deleuze, per spiegare in che senso l'etica spinoziana è un'ontologia pragmatica, basata sull'equazione megarica, anche se Deleuze non conosce i megarici, e nella sua infinita competenza filosofica gli sfugge questa cosa. Cioè le cose che dice sugli stoici sono le cose che avrebbe dovuto dire sui megarici, ma gli stoici, lo sapete, sono una costola del pensiero megarico, anche dal punto di vista logico, eccetera. Però cosa dice Deleuze nel suo saggio su Spinoza, Spinoza filosofia pratica, no? Deve dimostrare che la filosofia di Spinoza è un'etica, l'ontologia è un'etica, è un'etologia degli effetti e degli affetti. Per mostrare che è una etica, è una etologia degli effetti e degli affetti, fa l'esempio della foresta, diceva, insomma, se per il metafisico di fronte alla foresta si pone la domanda che cos'è una foresta, dove inizia, dove finisce, qual è la sua forma, la guarda dal di fuori, la identifica come una cosa, la classifica. Ma questo è lo sguardo che non tiene conto della realtà della foresta. La foresta è una volontà di potenza, nient'altro che volontà di potenza. E quindi la foresta non è nient'altro che, come dire, il suo tendere al limite, al suo limite. C'è foresta fin tanto che quel limite è attinto. Dove finisce la foresta? Beh, lì dove si dirada, che iniziano le cose, è perché più in là di lì non riesce ad andare. Quella la individua come foresta. Quindi le cose, e questo è lo stoicismo di Deleuze, che, ripeto, ha un'origine megarica, le cose non sono forme, le cose sono eventi, sono volontà di potenza. Cioè processi in atto che hanno il soggetto al loro interno. Le cose sono processi in atto che hanno il soggetto al loro interno. Tendenze, direbbe Bergson. E quindi nel limite che cosa accade allora? Nell'esperienza del limite, che è cruciale per la volontà di potenza. La volontà di potenza è finita, ha un fuoco centrale che è un soggetto finito, che si costituisce nel limite. Nell'esperienza nel limite, in questo sentimento del limite, c'è un passo bellissimo del giovane Hegel, no? Che vorrei citare a questo proposito, ma ci arrivo. Dicevo, nel limite, nell'esperienza del limite, nel sentimento del limite, che cosa accade? Accade, se ci pensate, che c'è una sorta di, anche qui, di riflessione della potenza in se stessa. È come se la potenza si esperisse,
Però non si esperisce nel modo della rappresentazione, della relazione soggetto-oggetto. Si esperisce appunto nel modo del sentimento, si sente. Nel limite. Per questo possiamo dire che la foresta non è un soggetto, non è un soggetto perché non si sente. Ma dove c'è soggettività, c'è questa riflessione immanente della potenza su se stessa, che però non si realizza nella forma della rappresentazione e del dualismo soggetto-oggetto. Nel caso che citavo prima del Carmine oppure del Passo del Tetito, in cui si parla della capacità come di un possesso, no? E in quei casi lì la relazione della potenza con se stessa era riflessiva, ma era riflessiva nel modo della rappresentazione, del soggetto che si rapporta a ciò di cui è capace e ne dispone. Beh, nell'esperienza del limite qui non c'è riflessione, c'è riflessione, ma non c'è rappresentazione. C'è un sentire immediato, c'è la potenza che si sente, si tocca, letteralmente si tocca. Si tocca immediatamente. Si intuisce, sapete che il lemma intuizione rimanda al vocabolario del tatto, non rimanda al vocabolario del vedere. Si tocca, si intuisce in un punto, fa esperienza di sé. Ma come fa esperienza di sé? Allora facciamo un esempio per cercare di uscire e poi cercare di uscire dalle nebbie di una possibile astrazione, eccessiva astrazione filosofica. Cosa vuol dire che fa esperienza di sé, la potenza nel limite fa esperienza di sé? Come fa esperienza di sé? Prendiamo l'eroe omerico. È segnato dal limite, Achille è segnato dal limite, tutti gli eroi omerici sono strutturalmente, la loro potenza è segnata da un limite. Nel momento in cui toccano il loro limite, che esperienza fanno di sé, cioè della loro potenza? Forse come di una potenza di cui si dispone come di una capacità? No, nel momento in cui toccano il loro limite, fanno esperienza della propria potenza come di un destino, come di ciò che non possono non essere. Questo è tipico dell'eroe omerico, ma come vedremo di tutte le figure, se volete, dell'eroismo in un certo senso. Cioè l'eroe fa esperienza della propria potenza nel limite perché nel limite scopre il proprio destino, ciò a cui è assegnato. E il passo di Hegel che vi citavo prima, io l'ho trovato soltanto citato da Rosencrantz, no, sì, Carl Rosencrantz è il biografo nella sua vita di Hegel, e racconta di un dialogo tra Hegel e Hölderlin, sul tema dell'eroe, no? L'eroe omerico, eccetera, dove Hegel racconta della genesi di Achille, no? La madre che lo immerge, no? Nello Stige, come si chiama? Non nello Stige, qual è il fiume in cui, vabbè, insomma, lo immerge nelle acque miricolose tenendolo per il tallone, no? E Hegel dice, ecco, quello è un eroe. Perché un eroe? Beh, che cos'è il tallone? Beh, il tallone è il limite. E immergendolo, tenendolo per il tallone, che cosa fa la madre? Individua Achille, gli assegna un destino e indica la freccia e il cammino che dovrà percorrere per uccidere il figlio. È il non poter non che viene esibito attraverso quel gesto. Ecco, il non poter non è quello che, sempre con una immagine, non volevo più citare Deleuze, ma lo cito ancora. Il non poter non è, come dire, il sentimento del limite che ci assegna un destino. Il sentimento del limite che assegna un destino e assegna appunto un non poter non è esattamente quella sensibilità originaria alla ferita di cui parla Deleuze a proposito del suo amico poeta, che precede in qualche modo anche l'individuazione del poeta stesso, Bosquet. No? Colpito da una pallottola alla schiena, no? Voi sapete che in Logica del senso, Deleuze dice, attenzione, guardate che qui il rapporto ferita individuazione va rovesciato. C'è la ferita e l'individuazione è corrispondere
alla ferita. La ferita viene prima. Si tratta di incarnarla. Anzi, se l'etica ha un senso, la solo senso che ha la parola etica è essere all'altezza dell'evento, cioè di questa ferita originaria. Ma che cos'è questa ferita originaria che individua? È esattamente la dimensione del limite che assegna un destino. È la volontà di potenza, nella sua accezione nietzschiana, che è un'accezione in cui potenza, vedete, è simile, potenza per Nietzsche, ha il senso della potenza perfetta. Cosa voglio dire che la potenza per Nietzsche ha il senso della potenza perfetta? Permettetemi in conclusione di fare riferimento a un antico dibattito sulla potenza che ha visto come protagonisti i filosofi, diciamo, neoplatonici, no? In primis Plotino e poi parecchi secoli dopo Proclo, che riflettendo sulla potenza, faccio riferimento al trattato 39 e al trattato 25 di Plotino, che riflettendo sulla potenza distinguevano sostanzialmente due modi di intendere la potenza. Io direi il modo aristotelico-platonico classico e il modo megarico. E chiamavano en dynamei, in potenza, con la N, in potenza, il primo, e dynamis, la seconda, il secondo. Il primo, l'en dynamei, l'in con la N, potenza, è la potenza imperfetta ed è quella che viene teorizzata sostanzialmente da Aristotele, cioè quella potenza che non ha in sé la causa del suo passaggio all'atto, e tant'è vero che lo deve derivare da qualcosa che è già in atto, che deve funzionare da causa. Ecco perché è imperfetta, perché è la potenza del puro possibile che ovviamente non ha in quanto puro possibile, come dire, la generatività del reale, ha bisogno di un elemento trascendente, ad esempio un Dio che lo trasformi da possibile a reale. Questo è l'en dynamei, potenza imperfetta, che è la potenza del possibile. La potenza che noi assegniamo ad esempio al Dasein, quando Heidegger definisce il Dasein, che cos'è il Dasein heideggeriano? È quell'ente che può il potere. Questo è il Dasein. È quell'ente a cui, uso un'espressione del mio collega Paolo Virno, che molto, anche lui la usa in positivo, io la uso in negativo, nel senso per criticarla, lui per... È quell'ente a cui è potenziale il dispositivo potenziato. È quell'ente che può la potenza, che la può attualizzare, che può, come dire, che è esonerato dall'atto nella misura in cui si tiene un passo fuori, no? Ma questa è, nella prospettiva plotinica e procliana, una potenza imperfetta, perché ha bisogno di altro per passare all'atto. Mentre invece cos'è la potenza perfetta? È ciò di cui, qui uso le parole di Plotino, trattato 25, ciò di cui essa è potente per se stessa. E questa è, a mio parere, la volontà di potenza di, è l'origine o il segreto della volontà di potenza di Nietzsche. Questa potenza perfetta, come dire, è data solo in quanto immediatamente attuata, e la sua attuazione è la sua stessa intuizione. Ci sarebbero da fare delle conclusioni, ma vedo che sono già andato avanti, per cui mi fermo. Ci sarebbero da fare delle conclusioni interessanti a proposito appunto della logica dell'eroe, no? Per esempio citare a mio favore, no? A favore di quello che sto dicendo, no? Quindi è un'operazione retorica quella che sto facendo, lo faccio spesso, no? Se uno va a vedere un po' qual è la grammatica concettuale dell'eroismo, no? Pensiamo appunto agli eroi della resistenza, agli eroi partigiani, queste cose che si fanno fucilare, e andate a vedere come raccontano le loro vicende,
quando devono parlare i familiari, no? Nelle ultime lettere dei condannati a morte, non troverete mai il vocabolario della scelta. Non troverete mai il vocabolario della morale. Non troverete mai il vocabolario della potenza e dell'atto. Infatti mi fa molto ridere chi pensa che mi fa ridere, insomma, lo trovo che non sia corretto. Chi pensa di articolare in termini di scelta, no? Le questioni ultime. Andatevi a leggere quelle lettere, tutte, nessuna esclusa, dicono più o meno sempre la stessa cosa. Non potevo non fare quello che ho fatto. Cioè dicono che, come sempre cito Plotino, che il kairos, cioè l'occasione, è un to deon, è un dover fare. Cioè ragionano dicendo che non c'è stata scelta, ma volontà di potenza. Lì tocco il mio limite e mi individuo. Altro esempio che si potrebbe fare è i rapporti del diritto internazionale, cioè non del diritto, i rapporti internazionali, i rapporti tra le potenze, quelle che riguardano oggi la guerra, no? Insomma, qualsiasi analista geopolitico sensato vi dice che quando si ragiona di imperi, non si può ragionare di imperi in termini di scelte, no? Come se ci fosse, che so, Biden che sceglie di fare una cosa, Putin che ne sceglie un'altra, che sia una questione di possibili, di calcolo dei possibili. Quando ci sono, come dire, crisi, la logica degli imperi è una logica destinale. Si tratta di essere all'altezza del proprio destino. Ecco perché si fanno anche delle scelte controfattuali, delle scelte esiziali, delle scelte che razionalmente non funzionano. Bisogna corrispondere al passato. Bisogna indovinare qual è il proprio destino. Bisogna fare quello che si deve fare. Poi magari ci si sbaglia, non si fa quello che si deve fare e le cose vanno male. E come diceva Aristotele, la potenza, quella che noi adesso stiamo chiamando potenza perfetta, cioè la potenza che non è potenza dei contrari, non è potenza del possibile, è una potenza irrazionale, alogica. Credo che sia metafisica 9.3, insomma, alogica nel senso che quando la potenza è perfetta non è mediata dal logos. Il logos, semmai, come dire, arriva a precu a razionalizzare una decisione che non è una scelta. Questo vale sia per il partigiano che muore per la causa, sia per la politica degli stati profondi, no? Le decisioni degli imperi che si muovono nelle loro prospettive. Beh, io credo che la volontà di potenza di Nietzsche abbia a che fare con questa orizzonte concettuale e che quindi non sia per nulla legata, o perlomeno non sia per nulla negata alla dimensione della scelta, del possibile, della razionalità economica e di tutto quello che in genere per noi rappresenta l'elemento razionale, logico, discorsivo, mentre invece qui io credo ci si sposta su di un piano che è appunto quello della potenza perfetta. Mi fermo qui. Prendiamo l'esempio del dialogo tra lo spirito di gravità sotto forma e Zarathustra. Abbiamo affermazione e negazione in quel caso? Ecco, io credo che non ci sia traccia di questo rapporto affermazione e negazione. Non è che ci sia una tesi e un'antitesi. Cioè, tesi del nano, no? Tutte le cose ricurve, tutto è circolo, tutte le cose sono ricurve, eccetera. Tesi del... Ma qual è l'antitesi? Forse che Zarathustra mette in questione mai l'affermazione del nano? Se prendiamo il testo e lo leggiamo tutto, abbiamo due tesi sull'eterno ritorno? O abbiamo un'affermazione e una negazione? Ma possiamo prendere non soltanto la posizione del nano e la posizione della tusta, prendiamo gli animali del convalescente della canzone da organetto, quindi che è un'altra versione, no? E andiamo a leggere quello che dicono. Dal punto di vista dell'affermazione dicono tutti esattamente la stessa cosa, ma tutti, cioè non c'è nessuno che stia contestando un altro, se non che si tratta di, come dire, di passare dal piano del concetto al piano del sentimento. Quella è la differenza.
Cioè, non è che la visione del nano o la visione identica, letteralmente identica, degli animali amici di Zarathustra siano una diversa tra di loro. Semplicemente che limite hanno? Che sono concetti. Sono concetti. Mentre invece quella che propone la stessa cosa, proposta attraverso, nella visione dell'enigma, attraverso il morso del pastore, no? La notte, il lupo ulula, no? Eccetera, il morso del serpente, eccetera, il morso del pastore, tutto quello è spostare la stessa questione, non più concepita, ecco, concepirla vuol dire metterla nell'ordine delle ragioni, metterla nell'ordine del sì e del no, ma sentita, perché il problema che pone Zarathustra è, se vi fermate al concepire, e concepire vuol dire sempre porre una cosa sul suo sfondo di nulla. Concepire vuol dire concepire la contingenza di qualche cosa. Se vi fermate al concetto, cioè la contingenza, che non sussiste mai senza la negazione, evidentemente, non afferrerete questo pensiero. Lo stessa cosa che dite voi deve mutare di registro, passando dal concetto all'intuizione. E l'intuizione non è più. L'intuizione, qual è la differenza tra l'intuizione e il concetto? Che mentre il concetto non si darebbe mai senza lo sfondo di nulla e senza negazione presupposta, l'intuizione invece è esattamente come dire, quella dimensione della quale del nulla non se ne sa più nulla. Tant'è vero che a caratterizzarla che cos'è? Un'evidenza apodittica. E che cos'è un'evidenza apodittica? Husserl, prima meditazione cartesiana, ciò di cui non è concepibile l'opposto, ciò di cui non è nemmeno. Non è concepibile il poter essere altrimenti, è un'evidenza. Ecco, quindi riguardo alla sua prima cosa, io non credo che lì troviamo negare una negazione della negazione, troviamo Ma neanche il semplicemente. morso lei lo vede negativamente. Cioè il morso. Ma il morso, secondo me, guardi, io azzardo delle ipotesi, vi chiedo scusa, anzi se magari le presento in tono apodittico, appunto. Il morso è esattamente questo, il morso è come dire, signori, ci sono due modi di. Allora, introduzione alla metafisica di Bergson, ci sono due modi. Conoscere per concetti, allora abbiamo bisogno del nulla, della negazione, eccetera, eccetera. Poi la stessa cosa per intuizione. E l'intuizione non è, assomiglia alla rappresentazione, no? Ancora per Kant rientra nel genere, no? È specie del genere rappresentazione, ma in realtà l'intuizione è un passo fuori dalla rappresentazione. Come dicevo prima, sia pure fugacemente, il vocabolario dell'intuizione è il vocabolario del tatto, non è il vocabolario del vedere, del sentire, ma del sentire proprio. Che operazione cerco di fare con gli autori, che credo sia l'operazione che hanno fatto poi questi autori che a me piacciono, insomma, che non hanno magari avuto la fortuna editoriale di altri, la fortuna insomma di altri autori, però insomma a me piace. Che operazione fanno questi autori? Non contrappongono un discorso a un altro discorso, cioè il discorso dell'essere al discorso dell'apparenza, per cui si dice per contraddistinguere il discorso dell'essere devo comunque presupporre il discorso dell'apparenza anche se non ha oggetto. Non è questa l'operazione. Forse questa è l'operazione, non è questa l'operazione. L'operazione secondo me è un'altra, quella che viene fatta, che appunto esce da questo rischio che tu sollevavi. Cioè si tratta di fare una regressione al fondamento, una regressione al fondamento partendo dal fondato. Il fondato qual è? Il fondato è l'esperienza come relazione soggetto-oggetto, è la rappresentazione, la quale certamente si articola a partire dal linguaggio e quindi è senz'altro fatta di negazione, ha bisogno della negazione per poter appunto prodursi. Quindi si parte dal fondato, che è la relazione soggetto-oggetto, si parte dalla rappresentazione, si parte dall'intenzionalità, si parte dal rapporto. Si parte dall'uomo come essere del possibile, eccetera. Ma ci si chiede, può questa relazione essere autosufficiente? Può bastare a se stessa? E la risposta è non può bastare a se stessa, cioè non si può partire dalla relazione, perché la relazione, come tu mi sai spiegare meglio di come lo possa dire io, ha una sua interna scissiparità, no?
Cioè, la relazione è un due che non cessa continuamente di dividersi, no? C'è una regressione illimitata del presupposto. Se io parto dalla coscienza intenzionale come coscienza di qualche cosa, beh, ho bisogno di un'autocoscienza per questa coscienza di qualche cosa. Se do a questa autocoscienza una coscienza che è ancora una coscienza di qualche cosa, avrò bisogno di una terza autocoscienza e via così all'infinito. Problema sollevato da Fichte, no? Nella dottrina della scienza, come chiave di volta di tutto il suo idealismo, eccetera, no? E allora non posso partire dalla relazione soggetto-oggetto, devo risalire al fondamento di questa relazione. Quindi, la relazione soggetto-oggetto, il discorso della rappresentazione, non è il discorso apparente, è un discorso assolutamente fondato, è un discorso, come dire, dotato di contenuto, ma non si basta. Bisogna che io risalga a una causa che fonda questa relazione, rimanendo differente per natura da questa relazione. Cioè, a fondamento della relazione non ci può essere ancora la relazione. A fondamento della relazione ci deve essere un irrelato. E l'irrelato, però, che io ponga l'irrelato non vuol dire che io mi mantengo nella negazione, perché semplicemente trovo, come dire, il trascendentale, il fondamento di quella che è la relazione soggetto-oggetto, che da sola non mi basta. Quando io parlo di un non poter non, mi riferisco a quale dimensione? Alla dimensione dell'accadere. Cioè, è l'accadere che non può non accadere. Cioè, è chiaro che una volta che una cosa è accaduta, e quindi abbiamo a che fare con un fatto, e questo fatto evidentemente ne posso. Produce che cosa il fatto una volta che è accaduto? La sua possibilità. Cioè, fin tanto che non è accaduto, quel fatto non è possibile. Nel momento in cui accade, in cui diventa effettivo, che produce retrospettivamente la propria possibilità e la propria necessità, cioè i due modi della possibilità e della necessità sono retrospettivi rispetto a un modo che è fondamentale, non relazionale. Possibilità e necessità si dicono di qualche cosa, ma l'effettività, cioè l'accadere, è un modo non relazionale ma fondamentale. E si dicono dell'accadere. Allora, una volta che qualcosa è accaduto, effettivamente io ti dico, poteva essere diverso. Certo. Poi che io lo so, è accaduto che il tal fatto è nella mia vita, eccetera. Poi che è chiaro che una volta che io me lo guardo nel passato, lo vedo come un fatto e lo vedo come un fatto che poteva essere diverso da come è andato, perché si è disegnato le sue possibilità, che però prima del suo accadere non c'erano. Prima del suo accadere non c'erano. Cioè il fatto diventa un fatto che può essere altrimenti solo se è un fatto. Nel momento in cui accade, cioè l'accadere è invece quella dimensione che non è né possibile né necessaria e che è una dimensione, come dire, fatale. Tant'è vero che anche noi quando parliamo di fatalità, a che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo non alla necessità logica, se no non sarebbe fatale. Ci riferiamo al fatto che ci è capitato una sorta di contingenza alla N, no? Ci è capitato qualche cosa ed è quello che è il fatale. Il fatale è l'accadere. Cosa vuol dire che l'accadere è fatale? Che l'accadere, come pura dimensione trascendentale, è esonerata dalla dimensione del possibile e del necessario. Come dire, è esonerata dal modo del possibile e del necessario, che invece riguardano ciò che è accaduto, una volta che è accaduto. Quindi quell'altrimenti di cui parli te, io lo riconosco perfettamente, ma è l'altrimenti dello sguardo storico. Cioè è l'altrimenti di chi di fronte al fatto, individua, come dire, quelle che potevano essere le alternative controfattuali, ma figuriamoci se non ci sono alternative controfattuali. Ma è la dimensione dell'accadere, cioè del reale, che è quella che secondo me è esonerata da quella modalità. E quindi in un certo senso non conosce negazione. L'accadere non conosce negazione. Però produce quell'altra. Certo, produce quello dove, come diceva il Signore prima, dopo possiamo distinguere, articolare, come dico, però l'accadere è una potenza affermativa che non conosce negazione. Allora, probabilmente quando Nietzsche diceva dire sì alla vita, dire sì, no, eccetera, credo che guarda, come dire, si rapportasse alla vita sotto quel profilo lì.